sicuramente Genova e la Liguria purtroppo per ragioni geografiche e anche orografiche hanno avuto spesso problemi dell'isolamento guardando diciamo al loro territorio retrostante, e questo è stato storicamente anche uno dei punti di debolezza del nostro porto, sia di Genova che di Savona che di La Spezia, diciamo di tutti e tre. E certamente bisognerà con il nuovo corso, la nuova gestione, provare a guardare molto più nel retroterra economico dei porti, quindi nell'Interland. Genova, anche Savona e La Spezia hanno avuto la fortuna, se vogliamo, di avere la Lombardia, il Piemonte, quindi regioni molto ricche, anche il Veneto, soprattutto per La Spezia, il corridoio Tibre, quindi sicuramente regioni molto ricche che hanno rappresentato un bacino di domanda molto importante, difficilmente rubabile da altri porti, sia nazionali che stranieri. Come sappiamo purtroppo la concorrenza di Rotterdam e dei porti del nord Europa sta diventando sempre più importante anche grazie ai valichi alpini, quindi è sicuramente importante non solo cercare di evitare diciamo, una cannibalizzazione da parte dei porti del nord Europa negli anni che ci separano al terzo valico 2021-2022, ma anche e soprattutto provare a guardare più lontano, quindi cercare di dialogare maggiormente con i mercati d'Oltralpe, con la Svizzera, con il sud della Germania, e quindi proprio anche il tema di questo workshop, di questo incontro, cercare di incontrare i caricatori, soprattutto i grandi caricatori, i grandi spedizionieri, coloro i quali decidono le traiettorie delle merci, e far capire loro che l'opzione mediterranea è un'opzione che può essere vincente. Non possiamo certamente pensare di diventare più grandi o più importanti di quegli altri porti del nord Europa, però quello che possiamo pensare di fare è per fasi successive rubare loro una parte della quota di mercato in Svizzera.